Un buon giovedì, amici di Elettrodiscount. Siamo come di consueto nella nostra sede aziendale a San Zenone Alhambra, in via Primo Maggio numero 16. Oggi in compagnia di Roberto. Ciao Roby. Proseguiamo i nostri video live dandovi qualche consiglio per gli acquisti, come da titolo. Ma passo immediatamente la linea a Roberto per spiegarvi un po' bene di cosa vogliamo parlare oggi. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, mettiamo sempre il nostro bellissimo microfono. E sì, allora oggi abbiamo anticipato il venerdì perché purtroppo io domani non ci sono, quindi abbiamo anticipato il nostro venerdì live ormai consueto di ogni venerdì ormai. Abbiamo anticipato a giovedì. Allora, abbiamo fatto un po' un punto della situazione. Punto della situazione, chi ha potuto vedere, chi ha voluto commentare, chi ha condiviso, chi ha guardato tutti i nostri bellissimi live di Facebook e poi pubblicati sul nostro canale YouTube, cosa abbiamo fatto in questo periodo? Tutti i nostri tutorial per dare informazioni a voi che ci guardate, voi utenti, acquirenti, potenziali acquirenti che interessa il prodotto LED, no? In conclusione di questo è venuto in mente a me e a Marco un ottimo consiglio. I consigli per gli acquisti, perché dopo tutte queste informazioni che voi avete accolto, avete percepito dalle mie live, andiamo poi nel succo. Io, per quanto riguarda nella mia esperienza di circa 8-9 anni nel settore, per chi non sapesse o non ci guarda, andate a vedere su YouTube il primo video fatto con data nel 2010, quindi io personalmente sono nel settore dell'illuminazione, quindi dell'elettrotecnica, dell'illuminotecnica, da circa 8-9 anni. Quindi io posso, spero che apprezziate, posso darmi informazioni tecniche per poter acquistare correttamente dalle giuste aziende in Italia, che possono essere sia l'Elettrodiscount, se mi fa piacere, ma possono essere anche altre aziende italiane, perché non c'è solo l'Elettrodiscount in tutta Italia. Ci sono altre ottime aziende nel settore dell'illuminazione, ma bisogna saperle individuare, ok? Tutti i miei tutorial sono fatti per finalizzare all'acquisto corretto, perché l'acquisto corretto non è costa poco, compro quello, non è l'acquisto corretto. L'acquisto corretto è andiamo a vedere le caratteristiche. Andiamo a vedere chi lo fa, andiamo a vedere le lampadine cosa sono, andiamo a vedere le garanzie, andiamo a vedere la tecnica, quindi tutte le informazioni tecniche, andiamo a vedere il post vendita, andiamo a vedere se esiste questa azienda. Ci sono delle aziende ancora che non hanno nemmeno l'email, hanno le email loro personali, quindi anche lì trovarli, oggi gli mando un'email, rispondo dopo una settimana, dopo 2 mesi. Tutte queste cose qua che è raggruppato in oggi nella live che voglio spiegare, consigli per gli acquisti. Bene, avevamo parlato per quanto riguarda i kit cloni, avevamo fatto anche una live sui prodotti cloni, quindi attenzione alla qualità del prodotto, quindi le aziende che vendono il prodotto da 10 euro, 20 euro, 30 euro, 40 euro, quello che è, ad altre aziende che vendono magari dei prodotti il doppio del prezzo. Non è che le aziende che vendono il doppio del prezzo sono degli incompetenti o degli scemi. Ci sono magari delle realtà che non sono uguali. Il prodotto clone utilizza un LED non originale, non utilizza magari per esempio un ZES2, visto che adesso è in voga molto il ZES2. Utilizza della dissipazione, magari delle ventole di dissipazione che fanno rumore, quindi di bassa qualità, mentre magari la società che lavora con alta qualità ha un prodotto migliore e quindi sale il prezzo. Abbiamo fatto anche questi qua, sono tutti quanti delle bellissime slide, come vogliamo chiamare, delle bellissime PDF, JPEG, quello che è il formato, che sono già stati tutti messi sulla nostra pagina Elettrodiscount, sia su Facebook che su Instagram. Però vogliamo ricordare alla gente che magari non ci ha seguito, tra tante fotografie, tra tanti album che abbiamo, non è che uno si mette tutta la sera e guarda tutto quello che facciamo. Ricordiamo 2010, eh? Io posso dare un'informazione, un consiglio, perché sono tanti anni nel settore. L'apparenza inganna, abbiamo fatto delle fotografie per quanto riguarda il Land Rover, l'Evoque che c'era un paio di anni fa, la moda un po' del Land Rover, dove i cinesi avevano copiato l'Evoque, sembrava tutto uguale. Effettivamente l'Evoque, il Land Rover originale, è il prodotto quello cinese Land Wind, che è veramente fa ridere. Però molta gente, no, ma io l'ho trovata meno. Tu non hai trovato il Land Rover, tu hai trovato il Land Wind, ok?
Abbiamo sempre ripetuto, sia su Elettrodiscount che sugli altri nostri brand, il professionista, ragazzi, stiamo perdendo questa frase. In Italia, ragazzi, ricordatevi la storia, noi siamo stati superiori a tutti. Sempre, sempre, noi tutti, la meccanica, l'elettronica, tutto. Il Common Rail, se ricordo, è stato un brevetto italiano, l'abbiamo dato via ai tedeschi. Noi siamo sempre stati, nel passato, i migliori, i numeri uno, stiamo perdendo tutto, ragazzi. Sta prendendo tutto. Il professionista è, questa è un'altra frase molto bella che c'è. Allora, il professionista, aspetta che no, glielo facciamo vedere. Ok. Il professionista è quello che ti consiglia, quello che ti informa sulle novità, quello che ha tutto in magazzino, quello che è sempre informato, quello che fornisce sempre la stessa merce. Attenzione, anche questo è molto importante. Ah, ma ho visto che vendete quel prodotto? Ce l'avete? No, ne ho un altro. No, ma se avete quel prodotto, perché cambiarlo? Ok, perché magari ne ha trovato uno più basso. Quello che ha sempre gli stessi marchi, quello che si aggiorna sulle nuove tecnologie. È questo, ragazzi, il professionista. Quindi, importantissimo anche questo. Dal professionista passiamo allo specialista, quindi andiamo più sul concetto tecnico. Quello che ha la conoscenza nel suo settore, quello che è abile nel suo lavoro, quello che ha la tecnica, quello che ha esperienza. Quello a cui affidarsi in caso di necessità o problemi, c'è un post vendita, c'è un'azienda che ti risponde, monta la resistenza, guarda, fa l'MPG, o monta questo, ti risolve quel problema. Molto importante, ragazzi. Quello che porta benefici. Ti do un prodotto, miglioro la qualità. Ti do un kit a LED mio, miglioro la qualità, non devo peggiorare. Ok? Questo, anche questi sono giochini che facciamo a livello tecnico molto carini. Sono anche giochi di parole, ragazzi. Vuoi restare intrappolato nel labirinto delle false risposte? Anche lì, chiamo un'azienda, mi dà delle risposte vaghe, ma forse, ma non lo so, non va bene. Qui abbiamo fatto una serie di, un labirinto, vedi? Bazar cinesi, gente incompetente, siti economici, la differenza è minima, con quei soldi compro più cose, prezzi più bassi, un labirinto, perché tutte queste persone non sanno risponderti e cercano di aggirarvi. Quindi il discorso del consiglio per acquisti, anche questo è importante, ragazzi. Altre cose interessanti che abbiamo sempre pubblicato, abbiamo fatto leva, abbiamo continuato a fare anche dei live, prodotti originali, ah ma io l'ho trovato a prezzo più basso, abbiamo fatto dei tutorial, abbiamo fatto dei live, dei video che presentano dei prodotti a posto di altri, mi raccomando, tutto quello che abbiamo fatto non deve andare sprecato, ma va visto. Poi un discorso economico, ma io non riesco a comprarlo perché mi mancano quei soldi, quello è un altro discorso. Non, ah, ho comprato quello cinese, va bene. No, non va bene, ragazzi. Lo dite voi che va bene, ma non va bene, perché se un prodotto costa 30, non può andare come quello che costa 100. Ma è assolutamente, completamente fuori dal mondo. Perché se io compro una borsa Louis Vuitton, non è come quella che vai a comprare la domenica ai mercatini della gente che magari ha i prodotti contraffatti. Non è uguale, perché la Louis Vuitton costa 1000 euro, non si può dire che la Louis Vuitton da 1000 euro è uguale a quella a 30 euro che vado a comprare clonata. Non è vero, perché il pellame, il tessuto fatto a mano, determinate cose che ovviamente ha il prodotto originale, non può essere uguale, non è una storia assolutamente valida. Bene, poi abbiamo fatto anche altre cose interessanti, carine, l'esperienza è servita. Dal 2010, come abbiamo fatto, noi siamo dal 2010, quindi possiamo dare informazione, no? Informazione tecnica e anche informazione commerciale. Quindi andate sempre da società dove hanno tanta esperienza, dove sono nel settore. Non vi affidate al primo prodotto, alla prima azienda che c'è, perché c'è il prezzo basso. Non è così che funziona, ragazzi. Un'altra fotografia, un'altra slide, come possiamo chiamarla, dei prodotti contraffatti che mi ha fatto molto leva, prodotti quelli sempre clonati, attenzione il made in Cina, ma il made in Cina, attenzione ragazzi, perché il made in Cina poi uno dice, ah no, tutti i prodotti arrivano dalla Cina, ah certo che arrivano tutti quanti dalla Cina, però ci sono le produzioni che vengono fatte da società come magari anche gli italiani producono in Cina, gli stessi Samsung, gli stessi iPhone, che sono i due telefoni più venduti al mondo, sono prodotti in Cina, ma non per quello il Samsung o l'iPhone sono prodotti da far schifo, prodotti di bassa qualità. Vengono fatti perché la manodopera, il costo della manodopera riesce a ammortizzare i costi di gestione. Ricordiamo che sui costi purtroppo italiani, fare un telefono in Italia
andrebbe a costare 3.000-4.000 euro, perché purtroppo in Italia la tassazione e le burocrazie italiane non permettono di far questo, ok? Quindi molto importante. Poi abbiamo fatto anche un'altra cosa carina, tutto questo rebus diciamo di incroci di parole, esperienza, servizio, assistenza, garanzia, tecnica, contatti, consigli, questo rebus di parole che è molto carino, che rispecchia il consiglio per gli acquisti. Quindi voi, tanto per chiudere, tutto quello che è l'informazione di tutti i tutorial che abbiamo fatto per concludere quel consiglio degli acquisti è non Roberto Elettrodiscount compro da loro perché sono, compro da chi, secondo il mio parere, è un professionista, è uno specialista, mi dà i prodotti originali, mi fa capire la differenza fra un prodotto da 30 euro e un prodotto da 100 euro, ha tanti anni di esperienza, mi fa vedere il prodotto perché l'ha installato, mi mostra i video, mi mostra le fotografie, una serie di informazioni che danno la possibilità a voi che andate a acquistare da qualsiasi azienda seria e professionale, la possibilità di poter dire perché quello costa 150? Perché quello costa 30? Ok? C'è qualcuno magari. C'è Fabrizio che ti fa un pollice su. Grazie Fabrizio. Quindi il discorso è questo. È improntato tutto questo che è il nostro video che noi faremo sempre tutti i venerdì. È improntato anche a dare molta più informazioni all'utente che magari non sa le cose per poter scegliere nel labirinto. No, ma io ho comprato da Amazon 35 euro sulla mia Giulietta. Per esempio, ragazzi, 35 euro sulla Giulietta? Ma che kit è, scusate? No, ma un kit che va bene. Ma un kit che va bene, chi lo dice? No, ha detto il mio amico, ma il tuo amico è un tecnico? No, il mio amico fa il panettiere. Consigli per gli acquisti? Il panettiere? Consigliami il pane, non le lampadine. Le lampadine? Lasciale fare all'azienda professionale che ti dice sì. Questa lampadina va bene, questa lampadina non va bene. Perché? Perché può creare un cono d'ombra, perché la ventolina incassata all'interno può creare bordello, perché la ventolina scalda e quindi fa rumore. La luce all'inizio dell'impianto, quando il prodotto è nuovo, ha una bella luce, poi cala l'intensità perché non riesce a dissipare il calore. Una serie di informazioni che ho dato anche nei miei live. Quindi questo è il consiglio per acquisti. Io spero che nella mia consigli per acquisti nella mia live di punto di domanda, vi dia la possibilità di poter riflettere, poter acquistare bene a livello tecnico il giusto prodotto, che poi il giusto prodotto non vuol dire che dovete prendere la Ferrari, il giusto prodotto potete comprare anche prodotto economico, ma basta che sia informato da società, da persone che vi possono dare una mano, vi dicono attenzione, io ce l'ho il prodotto economico. 30-40 euro, ma non è specifico per la tua macchina. Perché? Perché potrebbe avere questi problemi. Ok, io non ho magari quei soldi per poter investire sull'illuminazione a tot cifra, compro il prodotto più basso. Benissimo, ma il problema è, lo sai, tutti i live dalla parte tecnica di tutorial ti danno informazioni che il prodotto che stai comprando vale quello che compri, vale quello che spendi, scusate, e quindi io sono consapevole, non ah, ma io sono furbo, io l'ho comprati dai siti esteri, 30 euro è uguale al tuo. Non diciamo cavolate. No, ma perché voi fate il giro e dovete rimetterci, sono tutte cavolate. Dovete vedere tutto quello che è l'acquisto di un prodotto, non è soltanto il pezzo di ferro saldato. E tutto questo, ragazzi, il prezzo non è il pezzo di ferro, è questo. 10 anni, scusate, 8-9 anni di attività. Informazioni tecniche, video, informazioni commerciali, live. Questo è, comprende tutto quello che è il consiglio per gli acquisti. Ecco perché bisogna andare a chiedere alla società dove andare a acquistare, capire chi cavolo vi sta dando il prodotto. Intanto salutiamo Simone Gabbiani che ti scrive: Grande Roberto. Ciao Simone, grazie. Quindi il discorso è questo. Una piccola parentesi che ho voluto aprire per concludere i tutorial che poi andrò avanti ancora a fare. Se voi avete altre informazioni più specifiche nei tutorial tecnici, io sono sempre qua. Era carina chiudere questa cosa di tutorial con il consiglio di acquisti, perché secondo me
una persona che magari mi dà tutte le informazioni in altri campi, magari meccanici, dove mi fa vedere l'olio, mi fa vedere il filtro, mi fa vedere la ruota, quindi questa marca, posso questa, alla conclusione di tutta questa parte tecnica, io utente dico, ah, adesso io so perfettamente come posso scegliere il mio prodotto. Perché? Perché tutte le informazioni tecniche ce le ho. Quindi vado a vedermi tutte le informazioni tecniche, se non ci sono le chiedo all'azienda, l'azienda mi risponde, mi dice questo, questo, io sono consapevole di quello che sto comprando. Allora sì, non ragazzi, non fatevi consigliare dal primo che arriva, sì ma a me sul gruppo di Facebook mi ha detto che va bene queste. Ragazzi, cerchiamo di svegliarci, cerchiamo di, siamo italiani, non è che siamo, non siamo all'Africa, eh? Siamo italiani, cerchiamo di non perdere questo concetto. C'è gente che vedo che spende fior fiori di soldi sulle macchine e si perde sulle lampadine. Spendono magari 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euro di preparazione e poi si perdono sulle lampadine. Vedo delle porcate assurde, lampadine cinesi comprate dai bazar, ma lo pagate un euro. Allora un euro, comprati le come si chiama, le Vigorsol al supermercato, comprati le cicche con un euro, ragazzi. Cerchiamo di concretizzare, cerchiamo di consigli per l'acquisti proprio, cerchiamo di capire effettivamente i soldi dove vanno buttati, perché sono soldi buttati, solo quando abbiamo l'informazione tecnica possiamo veramente capire cosa stiamo facendo, perché gente cade dalle nuvole, ma un euro? Ma non è così, no non è così ragazzi, un euro non c'è niente, i prodotti partono da 7-8 euro da società che magari lavorano nel campo di illuminazione come noi. Tanto salutiamo anche Fabio Vandelli che ti fa anche un bel pollice in su. Ciao Fabio, grazie. Quindi il discorso è questo. Io chiudo poi chiudo il cerchio del consiglio per gli acquisti. Spero vivamente che il mio ulteriore live, non tecnica ma più commerciale, dia la possibilità alle persone che devono comprare qualsiasi cosa, perché non è consiglio per gli acquisti sul campo di illuminazione. Come ho detto, olio, gomme, qualsiasi cosa, dia la possibilità a voi di poter scegliere il prodotto. Tutto qui. Bene, ragazzi, io oggi, come ho detto, ho anticipato il giovedì, quindi domani niente live. Faremo ovviamente il prossimo venerdì un'altra live. Io vi invito sempre, come di consueto, un bel like. Se volete commentare, sempre inerenti a consigli per gli acquisti. Condividete se vi fa piacere nelle vostre pagine, nei gruppi, dove volete voi ragazzi, perché comunque sono informazioni tecniche e commerciali che vi posso dare, vi posso trasmettere a gente che mi conosce e sa come noi lavoriamo qui in Elettro Discount. Quindi io vi auguro comunque un buon weekend, visto che domani non ci vediamo. Mi sembra che comunque il buon weekend, un bel lavoro. Salutiamo intanto anche Giuseppe, che anche lui ti fa un bel pollice in su. Tanti like. Grazie Giuseppe. E niente, praticamente stavo dicendo che questo weekend danno bello, quindi spero che possiate andare a svagarvi un attimino anche al mare, in montagna, dove preferite. Vi invitiamo sempre a San Zeno del Lambro, alla nostra sede, via Primo Maggio al Civico 16. Il nostro telefono 02 98 26 0207. Il cellulare per parte tecnica, che rispondo io su WhatsApp, 393 95 87 655, eventualmente l'email info@elettro-discount.com. E niente, io adesso mi congedo per quanto riguarda il discorso dei consigli per acquisti, penso di aver dato tutte le informazioni per acquistare correttamente. Passo la parola a Marco per i saluti finali e per ricordare le nostre pagine social. Mi raccomando, il video sarà anche su YouTube da domani o da lunedì, quindi magari chi non ha Facebook può vedere da YouTube, oppure chi spiace più YouTube di Facebook sicuramente lo potrà vedere su YouTube. Bene, un saluto a tutti e buona serata. Ciao ragazzi! Eccoci qui ragazzi per i saluti conclusivi. Come anticipava Roberto, vi ricordo i nostri canali ufficiali social network, quindi Facebook, dove avete potuto vedere questa live, Instagram, dove durante la settimana vedete anche le nostre stories. Ecco, Roberto sta facendo vedere un altro contiglio per acquitto, come direbbe Cottanto, demo. Mentre gli altri vendono il prodotto, vendono il prezzo, noi vendiamo il prodotto, cosa molto molto importante. A volte
L'abbiamo detto tante volte, sembra una frase fatta, però chi meno spende più spende ed è sempre così. Quindi ricordiamo appunto le pagine social, abbiamo detto Facebook, Twitter, YouTube, il nostro sito internet ufficiale www.elettro-discount.com, la nostra mail info@elettro-discount.com, numero di telefono 02 98 26 0207, cellulare WhatsApp per la parte tecnica 393 9587 655. E vi invito chiaramente a venirci a trovare in sede a San Zeno e all'Ambro, così avete modo di parlare con noi, farci tutte le domande vis-à-vis, quindi direttamente in sede. Mi raccomando, commenti sotto questo video inerenti al tema di oggi, non chiedeteci appunto informazioni tecniche, quello eventualmente fatelo in privato tramite i canali ufficiali. Bene, per oggi è tutto, come direbbe Cottanto, con te per gli acquitti, si pario.